quando portò De Vrij, basta, ditemi voi altri giocatori, ne portò Parolo. Tanti. Noi cambiamo, se non ricordo male, 6 o 7 undicesimi, e c'era proprio un'armonia. Io mi ricordo come se andassimo a vedere una squadra de marziani, invece non aveva portato nessuno, diciamo, alla fine di nome altisonante, però aveva portato nuovi stimoli alla rosa, alla squadra e ai tifosi. Cosa che non riparti con gli stessi stimoli dopo un'annata come la scorso anno, perché quegli stimoli sono crollati definitivamente quella maledetta domenica di giugno, di maggio. Alberto, io mi riallaccio invece al discorso di Antonio, che sposo perfettamente. Io stasera mi stavo vedendo la partita e Piontek fino al gol era da 5, la prima palla che è cascata dentro l'area, che si sono distratti un attimo quelli dell'Empoli, ha messa dentro, e con una difesa come improponibile con Patrick, l'ha adattato Leiva e Acerbi, sinceramente mi spaventa tanto. Quindi io andrei a coprirmi a 4 e cerco di fare 0-0, se riesco a farne uno non prendo il gol, e poi aprile vediamo quello che succede con tutti quelli che rientreranno, speriamo. Quindi andare a affrontare il Milan, che adesso sta in una condizione, ma hanno giocato bene Çalhanoğlu, che sì, tutta la squadra ha giocato bene, quindi intanto devi vedere la forza dell'avversario e cerchi di parare il più possibile, perché andare ad aprile a giocarti niente non è una bella cosa. Poi il discorso di Andrea, siamo tutti d'accordo, ma tanto non sappiamo come rinnovare, non so se in Albania ci stanno adesso talenti, quindi non possiamo sapere quello che rinnoverà o non rovinerà. Adesso si tratta di far cerchio intorno a sta squadra e andarci a cercare di prendere la finale in tutti i modi, perché io penso che, tra l'altro, altra sola che ci hanno dato è Lazio Udinese, perché la Lazio non giocherà questa settimana perché qualcuno si è scordato che la Lazio forse poteva passare in semifinale di Coppa Italia, e ti si allungherà meglio. Perché la Roma vince a Frosinone, il Milan ha vinto, meglio? No, manco tanto, perché tu giochi in semifinale. No, vabbè, perdevamo tanti due, vabbè, e tanto comunque perdi senza giocare, perché il Milan ha già vinto, la Roma vince a Frosinone e tu vai a 6 punti, poi vai a recuperare i punti. No, io ci penso più a... vabbè stiamo lì però a 3 punti, vabbè ragazzi, comunque bisogna fare i punti, perché visto che le altre dietro comunque si sono avvicinate, anche la Fiorentina, la stessa Atalanta a pari punti, bisogna, tra l'altro, rischi pure prendere, sì, esatto, perché quello, ripeto, deve essere l'obiettivo minimo tassativo, cioè la Champions può sfuggire anche per l'ennesima volta, ma non andare affatto in Europa è inconcepibile, proprio scritto a caratteri cubitali, no, quindi guarda, è bene riprendere il cammino in campionato. E completa l'opera a Roma, dovresti 2 bei 0-0 martedì e sabato, io ci metterei la firma pure subito. Ecco il messaggio di Alberto. No, sabato no, però vabbè. Questo è il messaggio di Alberto. Perdi è peggio, se perdi alla fine allunghi troppo. Gianfranco, hai il tuo ultimo pensiero? Spero in una grande cornice di pubblico, fino ad oggi venduti 20.000 biglietti, c'è tempo fino a martedì, c'è bisogno di tanta gente allo stadio perché ci saranno tanti tifosi del Milan, eppure io spero di non prendere gol perché la partita dura 180 minuti. Il mio di pensiero, e poi concludiamo questa puntata, è che mi rilascio sulle parole di Andrea, io ho paura che questo ciclo stia in fase conclusiva, il ciclo Inzaghi, e purtroppo l'aria che si percepisce non è positiva, e lo può dare soltanto una sterzata vincendo poi chiaramente il Milan, con il Milan nel doppio confronto di Coppa Italia, anche perché una volta arrivati in questa competizione la Lazio secondo me non ha neanche l'obbligo di arrivare in finale, ha l'obbligo di vincerla, e vincerla per me sarebbe la conclusione di 3 anni splendidi, e quindi non salverebbero la stagione. E mi riallaccio poi al discorso inizio puntata, è vero che deve crescere molto e deve dare anche il suo contributo il tifoso laziale, però se vogliamo andare tutti quanti in Champions League serve anche un passo in più della società, ma non mi riferisco sul mercato, sulla gestione di tanti altri tipi di situazioni che poi comunque sono le stesse che ci portiamo dietro 14 anni, ma se dichiariamo l'obiettivo Champions League per arrivarci,
serve crescere in altri settori. Detto ciò, l'appuntamento, prima di ringraziarvi ragazzi, è a lunedì prossimo, sarà la vigilia di questo importantissimo match di andata di semifinale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, martedì 26 febbraio alle ore 21, Lazio-Milan. Il ritorno, come già abbiamo detto, si disputerà dopo due mesi, il 24 aprile a San Siro, e poi insieme presenteremo quindi questa vigilia di partita e ci avvicineremo al derby di sabato prossimo. Detto ciò, concludiamo, ringraziamo chi è intervenuto al Nido delle Aquile, ovvero Enrico Sarzanini, Federico Colosimo, capitano della Lazio Nuoto, e un ringraziamento a voi come sempre, Alberto, Antonio e ad Andrea, per aver contribuito a rendere speciale questa puntata. Detto ciò, ringrazio Gianfranco. Buonanotte, forza Lazio. Ringrazio Max Morgante e tutta la Nuova Futura per metterci a disposizione la possibilità di raccontare di Lazio su questi microfoni. Detto ciò, appuntamento a lunedì prossimo. Forza Lazio, buonanotte a tutti. Forza Lazio, forza. Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli.